Filippo Candio vive un momento magico, perché in quanti siete in queste World Series? Hai già fatti i conti? No, però suppongo non meno di 7.000 persone, 6.800-7.000 persone. E tu, stecca la mano, sei tra i primi 10? C'è chi dice che te premi 5 o 6? Sì, probabilmente sì. Ieri Chip Leader ha chiuso a 200.000, ho visto. Io oggi ho chiuso a 170. Sono divertito oggi. Mica male, voglio dire, qualcosa si devi raccontare. Ok, la fortuna, tutto quello che vuoi, però che tu sia un buonissimo giocatore l'hai dimostrato in più occasioni. Ci racconti com'è andata questa scalata? Ti ringrazio innanzitutto. No, va bene, è iniziata subito. Io di solito punto dei personaggi particolari al tavolo per leak, si chiamano così, per debolezze. Quindi ho puntato il signore sempre che sta sulla mia destra, che è sempre il mio peggior nemico, perché io sono sulla sua sinistra, lui, io sono il suo peggior nemico. E questo è impazzito a un certo punto su un bel colpo dove io avevo finalmente gli assi. Su un flop K-Dama X con tre cuori in terra, io avevo l'asso di cuori, ha deciso bene di donare 30.000 chip a me con asso K off-suited, tutto lo stack. Questo a bui 50-100, circa 20 mani passate, dove io praticamente l'ho attaccato tutte quante. Perché comunque il signore giocava, gli piaceva rilanciare, il problema è che aveva messo la sinistra, che non penso sia piacevole. Dopo ciò ho fatto 60.000 chip e ho giocato tutte le mani. Tutte proprio, quasi tutte, mettiamola così. Ho giocato il 75% dei colpi in una maniera loose passiva, un sistema che io ho imparato nei primi livelli di torneo, che mi consente quasi sempre di raggiungere degli stack elevati. Ma penso di averlo anche dimostrato in molti tornei, in una buonissima percentuale di tornei, io raggiungo sempre il doppio, il triplo, il quadruplo average addirittura. Anche qua le World Series, per esempio, e questa è la terza volta che io vado a 3-4 average. Il problema viene dopo, perché anche io chiaramente sono molto giovane, ho dei leak che sto cercando di curare, che in torneo un po' mi limitano, però questa volta andiamo duri fino in fondo. Ma adesso, cioè, tu stanotte vai a dormire, non so a che ora, e a un certo momento dici, vabbè, ma qui non è che io rischio di andare a premio o anche qualcosa di più? Ma ti dirò, comunque, io ho giocato, questo è comunque un torneo dal field numeroso, quindi comunque l'Indemoni in generale su grandi numeri, su determinate abilità, non è una cosa così impossibile, mettiamola così. Al table incomincia a diventare un'altra questione. La verità è che qua comunque anche una buona posizione porta tanti soldi, cioè il trentesimo penso che prenda $300.000, quindi alla fine io cercherò di fare la mia gara, di andare bene finché possibile, di sfruttare le mie abilità, di evitare di fare beep e per il resto cerchiamo di portare soldi in Sardegna e faccio una vacanza. Ti faccio un gioco divertente. Allora, adesso per che posizione firmeresti e se tu dovessi dare via il tuo ticket, le tue chip a un altro, che cifra vorresti? No, non lo do. No, cioè non lo do. Cioè se uno adesso arriva e ti dice ci sono 100.000 euro per le tue chip. No. 100.000 no. 100.000 no. 100.000 no, firmo per la nona posizione, voglio andare a November 9. No, 100.000 euro onestamente, cioè me li dovrei trovare davanti, quindi forse dico una bugia se uno si presenta qua con 100.000 euro, ci penso. Il problema è che dovrei fare il calcolo, sinceramente, di quanto valgono le mie chip in economia, d'accordo? Cioè noi sappiamo che le chip hanno un valore economico con un'aspettativa anche di valore, ok? Quindi 170.000 chip, io adesso 30.000 sono 10.000 euro, dollari. Facciamo così, andiamo a trovare Giaroni, che lui su questo non sbaglia, facciamo due conti e poi ti rifarò un'intervista, in bocca al lupo. Grazie mille, ciao a tutti.